sensazioni su questo pareggio? Ma una bellissima partita, credo, una partita giocata bene da tutte e due le squadre, in uno stadio dove mancava la nostra tifoseria, ma è stato veramente uno spettacolo. Speriamo di essere ancora meglio noi a Pescara giovedì. Facevamo delle riflessioni con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, forse la delusione o il rammarico, meglio, che dopo il 2-1 il Pescara non ha aggredito un Foggia che sembrava molto stanco. Sì, infatti l'abbiamo commentata così in tribuna con Delli Carri, cioè dovevamo cercare il terzo gol, invece ci siamo un pochettino accontentati e c'era la possibilità di farlo, quindi sicuramente si fa sentire anche un po' la stanchezza, perché giochiamo oramai da settimane, ogni quattro giorni i ragazzi sono quasi sempre gli stessi. Oggi il mister ha messo in campo un ragazzo che non aveva mai giocato, anzi due, e quindi anche loro insomma hanno fatto la loro parte, una bella loro parte, perché Gozzi credo che abbia giocato una bellissima partita e il giovane Daniello alla fine ha fatto anche una bella parata su quel tiro da fuori del Foggia, quindi ci sta anche un po' di stanchezza, però sicuramente una bellissima partita in uno stadio che non è sicuramente semplice. Cosa ha fatto Plizzari? Avete già parlato? No, ha sentito una fitta a linguine, speriamo non sia nulla. Fiducioso quanto, presidente, per la gara di ritorno? Ma se il Pescara gioca se la può giocare tranquillamente senza problemi, però sicuramente è una partita importante anche il ritorno. Foggia è sembrato molto più stanco del Pescara con gli uomini contati, il rammarico forse è proprio quello, non aver approfittato. Ma io credo che nel secondo tempo eravamo stanchi tutti, però certo loro hanno qualche defezione in più per via delle assenze che hanno. È chiaro che far giocare sempre gli stessi giocatori poi alla fine pesa. L'ultima è una domanda da studio di Massimo Profeta o Fabio Ferraresi. Fabio. No, io prima dicevo che il rientro di Brosco e Palmiero su tutti, secondo me per il ritorno potrebbero essere un'arma in più nell'undici che schiererà il mister. Il ritorno di Brosco e Palmiero soprattutto nella gara di ritorno una bella arma in più. Sì, ma sicuramente, però quelli che hanno giocato hanno fatto veramente molto bene, quindi noi abbiamo una rosa organizzata e attrezzata, per cui chi entra in campo fa sempre il suo. Come dicevo prima, oggi ha giocato un ragazzo che non aveva mai giocato e ha fatto una grande partita, quindi vuol dire che la rosa è di qualità. Serve un appello per il pubblico giovedì, non credo? Non credo che serva l'appello, perché l'abbiamo già dimostrato che Pescara si sa stringere intorno a questa squadra, e mi auguro che veramente giovedì ci sia lo stadio veramente pieno e che faccia sentire a questi ragazzi la loro vicinanza come hanno sempre fatto.